alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org. Alba Antonella Parietti è figlia di Francesco, un partigiano piemontese originario delle Langhe poi chimico, il cui nome di battaglia era Naviga e di Grazia di Pietromaria, pittrice e scrittrice. Deve il suo nome alla città di Alba, prima città piemontese a essere liberata nel 1945, e crebbe nel quartiere torinese di Madonna del Pilone. Frequentò quindi il liceo artistico statale e successivamente fece l'ingresso nel mondo delle radio locali. L'esordio nello spettacolo avvenne nel 1977, in un teatro locale, in L'importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde. Si è conclusa da poco l'ultima avventura di Alba Parietti in Rai, dove ha presentato il suo reality show Non sono una signora, un programma completamente nuovo che, forte del successo dell'edizione nostrana del talent RuPaul's Drag Race, ha portato in scena un'escursione nel mondo del drag all'italiana, 5 VIP per episodio, tra cui Rocco Siffredi, Francesco Facchinetti, e i vincitori Gigi e Rossi sono sfidati nel performare la difficile arte del drag, che prevede una conoscenza approfondita di make-up, moda e capacità di intrattenere il pubblico, con una performance degna di questo nome. Non sono una signora, potrebbe rimanere orfana, sono moltissime infatti le voci di corridoio secondo cui, nonostante i buoni ascolti e il successo di pubblico, Non sono una signora potrebbe non essere rinnovato per una seconda stagione. I cambiamenti in Rai, uniti alle difficoltà presenti fin dalla realizzazione della prima messa in onda, non danno troppe speranze. Il programma infatti potrebbe essere considerato troppo libertino per la nuova direzione dell'emittente, fortemente influenzata dalle nuove politiche di governo. E mentre il futuro della trasmissione rimane incerto, c'è chi ipotizza già che Alba Parietti potrebbe seguire l'esempio dei colleghi come Fabio Fazio, che hanno salutato Rai per trasferirsi più emittenti meno restrittive.